Ciao a tutti, sono Fabio Benvenuti, titolare di ZDive. Oggi vorrei darvi alcuni consigli per utilizzare al meglio la nostra custodia Leo 2 con le nuove DSLR Canon. Mentre siamo in acqua, chiaramente abbiamo visto le impostazioni foto e contemporaneamente potremo switchare e andare a fare video. E la cosa molto comoda è che senza fare nulla, quindi con i parametri mensi impostati, semplicemente premendo il tasto Live View, la macchina si sgancia e andrà in video mode. In questo modo potremo continuare a utilizzare comunque i tasti della pulsantiera di destra, quindi tempi, diaframmi, quindi andare a regolare gli ISO. Il consiglio immediato da dare è di cambiare la modalità del fuoco, quindi portarlo in quick. Quindi adesso lei ce l'ha già predisposto in memoria, nel caso non lo avesse, con i due tasti si vanno a cambiare e che si cambia la F. Quindi AF Live, Face e Quick. Vi consiglio di mantenere la modalità Quick, che è quella che ci permette di lavorare meglio col fuoco in video. Altre funzioni che potremo utilizzare chiaramente in modalità video sono il preset del bilanciamento del bianco, quindi potremo andare a cambiare i vari preset. Solitamente non utilizziamo il set, diciamo, con i Kelvin, perché ci sono talmente tante temperature preimpostate che solitamente si trova quella che fa più al caso. Un altro tasto molto comodo poi è l'autofocus video. Chiaramente per fare l'autofocus in modalità video non andremo a utilizzare l'autofocus della pulsantiera, ma andremo a utilizzare quella della pulsantiera di sinistra, la F mode. E in questo modo, in modalità quick, quando premiamo si abbasserà lo specchio e poi si rialzerà lo specchio. Un consiglio molto importante è che quando noi saremo in video mode, il tasto dell'autofocus foto cambierà funzione. In tutte le Canon ci consentirà, che hanno la possibilità chiaramente di far video, di trasformare il tasto autofocus foto in automatico e diventerà il per 5 e il per 10 del punto di messo a fuoco. Prima di mettere a fuoco fare un per 5 o un per 10, chiaramente già il per 5 sarebbe più che sufficiente, premere poi di conseguenza la F mode, quindi l'autofocus video, e verificare che il fuoco sia perfetto. Nell'eventualità che il fuoco non vi soddisfi, nonostante l'obiettivo sia in posizione autofocus, i tasti sotto servono per regolare il fuoco elettronicamente manuale, cioè nonostante l'obiettivo sia già posizionato in autofocus, noi elettronicamente potremo agire sul fuoco manuale più e meno, quindi andare a correggere leggermente il fuoco. Nel momento in cui abbiamo verificato che il fuoco è perfetto, potremo premere diretto il comando REC e riavremo la visuale, diciamo, standard di ripresa. Mentre siamo in registrazione potremo comunque continuare a andare ad agire su diversi comandi, quindi cambiare i diaframmi, quindi aprire o chiudere il diaframma a seconda delle situazioni di luce o fare delle sfocature manuali. Per quanto riguarda comunque un elenco completo e dettagliato dei comandi per ogni singola macchina, vi consigliamo di andare a visualizzare all'interno del nostro sito, ci sono i vari PDF. Chiaramente potrete scorrerli e andare a scegliere il PDF della vostra macchina. La cosa importante è che ogni cliente, su richiesta, potrebbe personalizzare e customizzare la propria pulsantiera. Quindi, verificando i vari comandi disponibili, potrebbe richiederci di customizzare quindi le due pulsantiere, assegnando ad ogni singolo comando la funzione che desiderate.